Milano è arrivata una vittoria da un lato molto importante, dall'altro forse lascia un po' l'amaro in bocca perché non sono arrivati 3 punti. Sì, vincere fa sempre bene, quindi una vittoria è sicuramente qualcosa di positivo che ci portiamo dietro e ci aiuterà anche per le partite future contro squadre importanti. È anche vero che abbiamo avuto un avvio di gara non proprio ottimale per quel che riguarda magari la ricezione e alcune fasi di attacco e contrattacco, e poi nel quarto set abbiamo avuto più di una possibilità per chiudere o comunque portare questo quarto set ancora più a lungo nei vantaggi. E invece questa sì l'abbiamo perso e poi il tie-break l'abbiamo vinto, però diciamo, abbiamo avuto più di una possibilità. Ecco, questi momenti, no? Di momenti di grande pallavolo con invece momenti di pausa, è un po' una costante nel vostro campionato, vi siete dati una spiegazione? Ma allora, per quel che riguarda il quarto set, sicuramente c'è stata qualche imprecisione, qualche scelta magari che poteva essere fatta in maniera diversa, comunque meglio, ovviamente può sbagliare solo chi fa, quindi facendo, cioè, si può incorrere nell'errore. L'unica cosa che magari possiamo fare è migliorare queste scelte, comunque farle meglio. Poi ci eravamo detti di partire più arrembanti, cercando di comunque fargli capire che non era aria, così non è stato, questo approccio. Non è una cosa, secondo me è una costante. È successo ogni tanto, ma spesso invece siamo partiti più a bomba, quindi dipende da partita a partita. Il vostro obiettivo in questo momento è il terzo posto, lo sappiamo, in chiave playoff e anche Champions League. In questo momento però, insomma, con questo punto, tra virgolette, perso, non siete più padroni del vostro destino, nel senso che se Trento farà percorso netto, arriverà davanti. Insomma, la sentite questa pressione del terzo posto oppure, insomma, si cerca soltanto di crescere nel gioco, di guardare partita per partita? Ma allora, io ti posso dire per come la penso io, onestamente, personalmente non mi pesa questa rincorsa al terzo posto a dover fare punteggio pieno ogni volta, a me importa vincere ogni partita, è questa cosa che secondo me ci aiuterà anche nelle partite magari nei playoff, perché alla fine i playoff che vinci 3-0, 3-1, 3-2 non cambia nulla, quindi secondo me. Per quel che mi riguarda è più importante la mentalità di portarsi a casa la vittoria. Poi è vero che adesso in vista Champions League siamo più succubi nel vedere cosa farà Trento. Personalmente il mio obiettivo finale è sempre arrivare alla vittoria finale e se arriviamo in finale tu mi insegni che in Champions ci siamo comunque, quindi io la vedo più ad ampio respiro. Ultima per me, Verona, altra partita, insomma, da non svalutare, una squadra che è partita un po' lenta, poi è venuta fuori invece alla distanza, un giocatore, forse una delle rivelazioni, no, di questo campionato, Mozdici, insomma, che partita ti aspetti? Sì, hai detto bene, è una squadra che inizialmente è partita con alcune inesperienze di alcuni giocatori, magari alle prime esperienze in Superlega, e adesso sta macinando gioco, sta macinando punti, quindi è una squadra sicuramente in crescita, che sta giocando bene, anche contro squadre di più alta levatura, magari da quel che possono dire i bookmakers. Quindi è una partita difficile, con sicuramente un Modric che farà, cercheremo di limitarlo, però sicuramente farà un bel tabellino, è complicata, ma appunto come dovevamo fare con Milano, dovevo fargli subito capire che non è aria.